Subito andiamo a vedere per la nostra pagina dedicata al calcio il servizio, poi ne parliamo insieme di questa bellissima, importante, sofferta vittoria del Napoli. Il Napoli, come dicevamo, è arrivato quindi a meno 3 dalla Roma, che deve recuperare una partita in vantaggio di scontri diretti, non avrà gli impegni che avrà il Napoli in Europa e anche la finale di Coppa Italia che si giocherà quando il campionato sarà ancora in corso. Quindi per una serie di ragioni la Roma resta favorita per il secondo posto, però il Napoli ha blindato praticamente il terzo, perché ora i punti di vantaggio sono 10 sulla Fiorentina, 11 sull'Inter e 12 sul Parma. E ovviamente ora bisogna concentrarsi e dare il massimo in Europa League in questa doppia sfida con i portoghesi del Porto. Vediamo qual era l'umore, sicuramente grande entusiasmo, anche se la gente a Napoli sa vedere le partite, ha analizzato tutto, anche la fatica di ieri che ha fatto il Napoli, ma è giusto, il Napoli ha battuto la seconda volta in giro di un mese la Roma, una squadra che poi in tutto il resto della stagione ha perso una sola volta in casa della Juventus dove hanno perso tutti, quindi pensate quanto è difficile battere la Roma, il Napoli ci è riuscito due volte, una volta diciamo stracciando la Roma in Coppa Italia, una volta come abbiamo visto ieri, dovendo soffrire e capitalizzare al meglio la palla gol arrivata a 10 minuti dalla fine. Vediamo qual era l'umore dei tifosi ai microfoni di Nunzia Marciano. Vi è piaciuta questa partita? È stata veramente una bella partita. Anche nel primo tempo. Sì, forse un po' giù di tono, però non male, tutto sommato. Il tuo preferito chi è? Higuain. Ma Higuain praticamente non c'è stato in questa partita, tu l'hai visto giocare? Non tanto. Un Napoli che ci ha creduto fino in fondo, ma le è piaciuta la partita? Bellissima, che emozioni dall'inizio fino alla fine, ci crediamo ancora, possiamo sicuramente raggiungere il secondo posto. Quindi è stata una bella partita anche se nel primo tempo, insomma. Vabbè, ne abbiamo prima fatto stancare e poi abbiamo... Era pathos, era tutto pathos. E colpo di grazia. Abbiamo vinto, ma mi è piaciuta questa partita? Ottima, grande. Anche nel primo tempo, siamo stati bravi lo stesso? Al primo tempo un po' meno, ma il secondo tempo ce lo meritavamo tutto. Molto bella la partita, molto bella anche perché l'hanno giocata come noi volevamo. Cioè, anche nel primo tempo, ci è piaciuta? Sì, un po' meno, però erano contatti perché il risultato era importante. Sofferta, però alla fine è andata bene. Ci ha fatto sempre comunque soffrire, però l'importante è il risultato. Il risultato è importante, però ogni tanto... anche bisognerebbe giocare meglio. Sì, è andata bene, bene così. No, la partita come ha giocato il Napoli, no, come ha perso la Roma, mi è piaciuto. Alla fine è una differenza sottile, però effettivamente la Roma non ha concretizzato quello che ha fatto, come tante volte abbiamo criticato il Napoli che ha avuto tante palle gol, ha avuto partite dove ha controllato il match e poi non è riuscito a vincere, evidentemente quando fai tutto questo, poi ti distrai, prendi un gol e non sei riuscito a segnare nelle occasioni che ha avuto è una colpa, quindi vista in chiave Roma è sicuramente stato un errore, anche se la Roma ha giocato una grande partita, non aver avuto la capacità di chiuderla, ma analizzeremo tutto molto ovviamente in maniera più approfondita questa sera in A tutto campo, ora andiamo velocissimi, andiamo a vedere cosa hanno detto i protagonisti, un protagonista che sta migliorando con il suo italiano, ha iniziato subito a giocare bene, ora sta migliorando anche con l'italiano, parliamo di Albiol. Raul, una grande vittoria soprattutto perché il Napoli non ha giocato una grande partita e l'avversario era molto forte. Sì, una partita difficile, molto lavoro e carattere. E che alla fine pues, la squadra no, che approfitta l'opportunità no, di fare gol e bueno, pues, vinceva la partita e adesso pues, José no, ha fatto un gran gol di testa e tre punti pues, importanti no, per noi. Sì, mancano tanto ancora punti, però sappiamo no, che tre punti dietro, però la Roma con una partita per giocare contro il Parma dobbiamo aspettare e pensare in vincere partita, no? Soprattutto fuori di casa contro squadre più piccole e bueno, dobbiamo migliorare no? queste partite. Abbiamo parlato con i tifosi, sono contenti come voi del risultato, ma hanno parlato di una partita molto sofferta, molto insofferta, soprattutto nel primo tempo. Sì, non sempre... giocare preciso con la palla è difficile, no? Con tanta partita l'importante penso da me è il lavoro della squadra 90 minuti di lavoro, di carattere, di cuore e bueno, alla fine vincere no? A casa è più importante contro una squadra buona come è la Roma e sappiamo no? Che con la palla oggi non è un buon giorno, però bueno, l'importante è vincere. Questo è buono, no? Perché tre competizioni, giovedì pues, una partita dura contro una squadra di Champions e sappiamo no? Che dobbiamo andare a fare gol, sono due partite
e portare un buon risultato, no, a casa. Dobbiamo pensare alla partita di noi, soprattutto per fuori di casa, no? Difficile la prossima a Torino, e pensare in noi, no, 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 non alla Roma. Grazie. Andiamo subito dalla Mix Zone alla sala stampa per ascoltare le parole di Rafa Benitez. Buonasera. Mi hanno chiesto qualche partita che non ha giocato così bene come questa. No, abbiamo giocato tante partite bene, che non abbiamo vinto. Questa, una squadra fortissima, credo che alla fine... Adesso. No? Ah, ecco. È colpa mia, scusa. E alla fine... Adesso è troppo vicino. Alla fine credo che qualche volta meritiamo un po' di sfortuna, no? O de fortuna. Fortuna ne abbiamo già meritata tantissima. Fortuna abbiamo avuto tanta. Fortuna, va bene. No, se ne vuoi ancora, possiamo. Sì, devo dire che la difesa ha lavorato benissimo, perché sappiamo d'inizio che loro potevano aspettare. Dopo, guardando le 11 che avevano in campo, era chiaro che loro volevano giocare la ripartenza con la velocità che hanno e il palleggio 1-2 dopo il passaggio allo spazio. Per questo andare a pressare troppo alto non era facile, loro hanno iniziato a girare la palla, alla fine dobbiamo andare, ma non era facile trovare il momento giusto, e quando eravamo là potevano giocare la palla lunga, e per questo qualche volta nel primo tempo la squadra era un po' lunga lo stesso. Quando abbiamo aggiustato questo, abbiamo fatto un po' a metà tempo di essere la squadra un po' più corta, più stretta, il pressing era... è molto meglio, e qualche volta abbiamo recuperato la palla e la ripartenza era pericolosa. Sì, sono d'accordo che lui ha fatto una grande partita, ma devo dire che la difesa, no? Alla fine tutti, ma lui è stato molto attento, quando doveva andare al contrasto l'ha fatto con intensità, con determinazione, mi è piaciuto tanto lui e gli altri, ma soprattutto credo che lui è un giocatore che ha cresciuto tanto quest'anno. Quando ho detto, per esempio, che mi piaceva tanto la squadra dopo il primo tempo del Genoa o dopo il primo tempo del Livorno, dicevo sì, ma avete perso punti. Oggi credo che è certo che abbiamo perso palla e abbiamo lasciato a loro giocare facile ripartenza, soprattutto all'inizio, ma dopo, quando la fase difensiva è stata un po' più forte, abbiamo recuperato e abbiamo fatto più danno alla ripartenza. Ma è così che ha mancato un po' di precisione nel palleggio, e questo ha lasciato alla Roma avere più controllo della partita. E credo che tutti che hanno stato oggi in campo hanno lavorato al 100%, non mi sembra giusto parlare di un giocatore che non ha giocato, mi dispiace, ma Berami e Giorginio non erano là, e per questo questi che hanno stato in campo credo che hanno fatto un sforzo per me importante per aiutare alla Rossa arrivare dove vogliamo arrivare, non solo le 11 che giocano ogni partita. Sono due situazioni diverse, tutte e due hanno stato infortunati, adesso stanno bene, l'unica cosa che Berami ha giocato con la nazionale e è ritornato con qualche problemino, alla fine non è arrivato a questa partita, ma è diverso a Marek sta facendo un grandissimo lavoro in campo per aiutare la squadra nella fase difensiva, e dopo in attacco ha mancato un po' di precisione, ma sappiamo che lui ha la qualità, lo abbiamo visto all'inizio del campionato, e sicuro che alla fine, quando è ancora più importante, lui può fare la differenza. No, la partita, l'idea era attaccare, perché sappiamo che loro potevano giocare contrattacco. Alla fine loro hanno palleggiato bene e non era facile per noi. Abbiamo arrivato un po' in ritardo quando volevamo fare il pressing. La palla inattiva abbiamo fatto un gol, ma non è facile, non perché non facciamo il lavoro, perché con Insigne, Mertes, Callejon, questi giocatori che non sono di una struttura fisica importante, abbiamo 2-3 e non abbiamo tanti. Questa è una situazione che è chiara. Possiamo migliorare? Sì, proviamo a fare tante cose per sfruttare la qualità delle giocatori che abbiamo, ma alla fine, se la palla deve arrivare in area, se non abbiamo giocatori forti di testa, abbiamo 2-3, non abbiamo tanti, è più difficile. Non solo il momento, chiaramente, ma mi è piaciuto del gol,
il cross di Gulam, che è una cosa che abbiamo parlato con lui, e dopo il movimento di Callejón, che questa settimana, dopo l'ultima partita che abbiamo fatto due cross, che lui non è arrivato al secondo palo, ho detto arriviamo, facciamo un movimento per trovare spazio, e lo ha fatto un grandissimo gol, credo. Corretta l'analisi di Benitez anche quando analizza la partita, poi sul discorso fortuna-sfortuna ne parleremo sicuramente questa sera in A Tutto Campo. Vorrei dire che se il Napoli era stato un pizzico fortunato, però il portiere del Napoli è pagato dal Napoli, quindi deve parare per il Napoli, quindi non la chiamerei fortuna, la chiamerei bravura di un calciatore del Napoli, le parate di Reina, e poi è stato bravissimo nel gol, non è stato un gol fortunato, è stato un gol bellissimo, quindi... Però mettiamola che nell'economia generale della partita è stato un pizzico fortunato, nel computo complessivo della stagione la Roma di partite fortunate ne ha avute tante e il Napoli di partite sfortunate ne ha avute tante, quindi siamo sempre noi in credito, ce ne vogliono altre 5 così a noi, altre 5 così alla Roma per pareggiare il conto, quindi dobbiamo fare le analisi sulla stagione e non solamente sulle singole partite, basta ricordare la partita di andata di campionato tra Roma e Napoli.